Mio caro, se stai leggendo questa lettera, era proprio con te che volevo parlare. Sì, dico a te. Dico proprio a te che stai lì, fermo, seduto, con questo foglio in mano. Tu, con questo leggero senso di colpa, sì, parlo con te. Mio caro, dico proprio a te, Leonardo. Stai attraversando il periodo più strano della tua vita, non è vero? Hai la sensazione che i sogni si siano ormai persi altrove. Hai la sensazione che la fine sia vicina. Hai la sensazione di vuoto? Si tratta di malinconia? Vuoi dire qualcosa? Vuoi piangere? Vuoi ridere? Vuoi sentirti vivo di nuovo? Cos'è vivere? Leggimi. Leggimi. Leggimi ancora un po', anche se fa male. Hai paura di me. Sono la lettera che parla ad alta voce nella tua testa. Sono qui per dirti di credere ancora nella speranza. Devi crederci. Alcuni dicono sia l'ultima a morire. Leonardo, è davvero mai morta la speranza? Quando arriva l'ultimo respiro, speriamo ancora in qualcosa. Spero di andare in paradiso, per esempio. Oppure spero di incontrare di nuovo questa persona. Quando il corpo muore, anche la speranza muore insieme a noi. E quando le speranze si concretizzano, cosa accade? Quando la speranza prende vita e si manifesta davanti a te, che fine fa quel senso di speranza stessa? Va altrove in cerca di qualcuno a cui far sperare di nuovo? Oppure muore? Cessa di esistere. Oppure vive per l'eternità in un vortice di desideri lontano da qui, tramutandosi in speranze sospese nel vuoto. Speranze che non hanno mai avuto il modo di esprimersi, realizzarsi, concretizzarsi. Di loro che ne è? Vanno via con noi quando il nostro respiro smette di vivere? Oppure rimangono sospese davvero da qualche parte, pronte ad abitare un altro corpo. Speri ancora in qualcosa? Adesso? Qui? Ora? Sei consapevole? Sii consapevole. Sei consapevole di vivere, di esistere? Adesso, e ripeto, adesso è tutto ciò che hai. Adesso è tutto ciò che hai sempre avuto. Sì, sì, spero ancora in molte cose, in effetti. Spero che il virus muoia. Spero che la manipolazione della tecnologia e degli algoritmi non ci rinchiuda tutti in un vortice virtuale. Spero ancora nell'umanità delle persone. Spero ancora nella bontà della gente. Spero di poter tenere ancora per mano, di abbracciare senza dovermi preoccupare. Forse ci credo ancora. Nella speranza, intendo. Forse ci credo ancora. Spero ancora nell'uguaglianza, spero ancora nel perdono, spero ancora che la guerra finisca ovunque la stiano combattendo. Spero.
Spero che la violenza cessi di esistere. Spero nella libertà di espressione. E spero che quegli sguardi del giudizio si allontanino nel nulla, cessando di esistere per sempre. Spero nella pace, spero nell'amore, spero nella procreazione, spero nella generazione e nelle menti che verranno. Spero nell'evoluzione spirituale del pianeta. Spero che l'energia possa diventare alla portata di tutti. Spero nel silenzio mentale e nella totale presenza di esistere, consapevole di esserci, di vivere. E ora intendo. Adesso, cosa vedi? Cosa vedi? Cosa vedi? Cosa vedi?